Buonasera cari amici, siamo proprio ormai agli sgocci del vinitolo, noi siamo ancora qui in trincea a presentarvi vini e produttori. Siamo tornati nel padiglione Lombardia, siamo in una provincia che magari non sempre viene messa in prima pagina sui vini lombardi, ma lo meriterebbe per la qualità dei vini prodotti. Stiamo parlando della provincia di Mantova, siamo con Chiara l'azienda Ricchi che ci parlerà appunto dei suoi vini, siamo sulla zona dei Colli Mantovani. Vuoi dirci qualcosa sulla tua azienda? Assolutamente sì, Colli Moredici Mantovani, questa è l'area nostra di produzione, azienda Ricchi, è il nome diciamo così che prende dal piccolo borgo dove vengono prodotti i nostri prodotti. Stefanoni è il nome di famiglia, questa famiglia che produce vino ormai da tre generazioni. Fondo è stato acquistato nel 1930, zona allora degradata della provincia di Mantova, ora è diventato il fiore all'occhiello. Azienda Ricchi si estende su un'area a 40 ettari coltivati a vigna, produciamo 13 tipologie di vini differenti, vinificati in monovitigno o in uvaggio, e ce n'è un po' per tutti i gusti, diciamo. Vuoi così. Vuoi raccontarci fra tutte le vostre etichette, 13 mi sembra di aver capito, le tre diciamo più rappresentative dell'azienda della zona? Sì, rappresentative, diciamo che abbiamo uno Chardonnay, il Meridiano, è il sistema di produzione particolare. Chardonnay in purezza? Al 100%, sì. Qua viene fatto l'appassimento delle uve, prima della criomacerazione con macerazione in botti di legno, dove sosta poi per 6 mesi, prima dell'imbottigliamento. Un vino di grande struttura, grande complessità, gusto olfattivo. È quel vino rappresentativo dell'azienda dove negli ultimi anni ha raggiunto dei massimi risultati a livello nazionale e internazionale. L'altro prodotto è il Merlot, il Carpino. Anche qua si lavora su un vitigno internazionale. È la particolarità del sistema di produzione che fa la differenza. Vengono fatte appassire le uve più o meno per 30 giorni prima della lunga macerazione. Sosta 3-4 mesi in botti d'acciaio per poi maturare un anno dentro nel tonneau e ancora un periodo di 2 anni in bottiglia. Ora abbiamo in vendita l'annata 2007 come alcol 14,5, vino di grande struttura, di grande complessità, gusto olfattiva. Per completare la linea vi presento un spumante in metodo classico. Sarà anche quello che assaggeremo? Assolutamente sì. Noi come azienda siamo stati i primi, diciamo così, a produrre uno spumante in metodo classico, ormai sono già 30 anni e il nostro classico è lo spumante brut. Da 2 anni abbiamo messo in commercio questo prodotto, è un pas d'osé in assenza di zuccheri, zero proprio perché non viene fatta la liqueur d'espedizione, come residuo zuccherino è pari proprio a zero. Per ricordare che avete organizzato un evento il vinitolo l'anno scorso. Assolutamente sì, abbiamo fatto proprio l'anno scorso la presentazione ufficiale di questo prodotto. Come iniziare a mettere le bicchiere intanto che lo racconti, così anche le nostre persone possono vedere il colore, le bollicine. È prodotto con Chardonnay per 75%, 25% di Pinot Nero, 48 mesi a maturare sulla feccia, prima del dégormage. Il dégormage è stato effettuato a dicembre. Abbiamo messo in commercio proprio da poco, ha una carica aromatica molto molto intensa. La particolarità di questo prodotto è che essendo in assenza di zucchero ha una spalla d'acidità molto importante e sgrassa molto bene. È un prodotto che si abbina bene sicuramente come aperitivo, ma trova secondo me la massima espressione con delle pietanze e con una parte grassa molto importante. Anche la vostra cucina mantovana che per certi versi si avvicina anche a quella dell'Emilia, quindi pensiamo che certi salumi e certi cotechini ci potrebbero anche essere un vino. Assolutamente sì, assolutamente sì. Facciamo un brindisi? Sì. Per la vostra cantina e magari anche tagliare il vino. Grazie.